Ebbene sì, siamo ritornati in Val Malenco. È una giornata bellissima, c'è una temperatura squisita veramente. Siamo intorno ai 20 gradi, quindi che per camminare è fantastico. E adesso saliremo in giornata al ghiacciaio Fellaria, perché domani danno brutto e quindi cercheremo di farla in giornata. Poi dopo ci fermeremo a dormire dal Civer su al rifugio Bignami e domani vedremo cosa fare. Quindi oggi partiamo alle 11:30 per arrivare su al ghiacciaio. Ragazzi, un consiglio: se venite presto la mattina, perché c'è un traffico pazzesco, i parcheggi sono stracolmi, abbiamo dovuto parcheggiare a bordo strada. Appena appena un po' di casino, eh? Siamo sulla diga del lago di Gera. Questo è uno degli invasi più grandi della Lombardia. La sua capienza può arrivare a contenere addirittura il Duomo di Milano. Questa è un'altra bella curiosità. In fondo vediamo già la lingua orientale del ghiacciaio Fellaria, la parte superiore, e per qualche ora saremo su. Oh, qua sopra hanno montato una slackline e c'è un tizio che sta attraversando, te lo faccio vedere. Oggi sono qua con il mio amico Roby. Ciao. Salite sempre salite anche qua. C'è una fioritura bellissima. Abbiamo già trovato delle specie davvero interessanti. Bene, siamo arrivati al rifugio Bignami. Prima meta raggiunta. Prima parte. Qua c'è una formazione di rocce montonate, che sono delle rocce che sono state lavorate nei millenni dai detriti portati dal ghiacciaio. Quindi tutta, diciamo, lo strato sotto il ghiacciaio dove scorreva l'acqua, il torrente glaciale, trasportando i detriti, va a molare la superficie di queste rocce, creando queste striature e queste che vengono chiamate appunto rocce montonate. Qua alle mie spalle c'è il torrente di deflusso della lingua occidentale del ghiacciaio Fellaria. Non ve l'ho detto nell'altro video, però in questo torrente, proprio quel giorno lì, l'anno scorso, persero la vita due signore per salvare il cane. E quindi mi raccomando, state sempre molto molto attenti quando siete in montagna, cane al guinzaglio, o magari lasciatelo anche a casa se si vanno in posti un po' pericolosi. Ultima morena prima della bocchetta. Qui abbiamo la lingua occidentale del ghiacciaio Fellaria e là in fondo che sbuca il Pizzo Scalino. Immaginate che dove c'erano le rocce montonate prima, nel 47 arrivava il ghiacciaio. Adesso non c'è più nulla. Questo è quello che rimane del ghiacciaio. Ragazzi, ci siamo.
Siamo arrivati. È sempre uno spettacolo indescrivibile. Eccoci qua, a un anno di distanza siamo tornati qua al ghiacciaio Fellaria. Ci sono stati dei crolli, però il bello di questo ghiacciaio è che è un ghiacciaio vivo. Finché ci sono i crolli vuol dire che il ghiacciaio spinge da dietro, vuol dire che si forma del ghiaccio, non è solamente una fase di scioglimento. Certo è che comunque, se noi vediamo questo lago qui, fino a 15 anni fa non esisteva. E questo è una cosa su cui veramente, secondo me, dovremmo riflettere. Perché potremmo fare qualcosa, potremmo fare tante cose, minimizzare determinati consumi, stare un po' più attenti a tante piccole cose che possono comunque aiutare quello che è la natura. Ho voluto riportarvi qua per vedere se vedete delle differenze. Il posto ovviamente è spettacolare e anche oggi il gigante ha dato prova di se stesso ed è stato veramente un bello spettacolo. Volevo fare un'altra riflessione sulla gente che va in montagna. Io consiglio a tutti di andare in montagna perché è un ambiente bello, inclusivo, tutti si salutano anche se non si conoscono. Il mio consiglio è quello di venire in montagna. Venite da soli, venite con una guida, venite come volete, l'importante è che ci andate in montagna. Ricordatevi questo posto, Ghiacciaio Fellaria, se voleste venirci con me, chiamatemi, ci mettiamo d'accordo e organizziamo una bella escursione. Vale veramente la pena.
Adesso riscendiamo lungo le morene e andiamo al rifugio Bignami, dove passeremo la notte in compagnia di Giovanni il Ciber. Quindi pian pianino scendiamo. Siamo arrivati a Bignami, abbiamo fatto la doccia, silida, e adesso ci approfittiamo a mangiare dopo questa bellissima giornata. Top. Non è che scappa. Si chiama Charlotte. Non sa volare. Da qui a lì. Ah, beh. Si chiama Charlotte. Al massimo la pranchi così. Silvia. Charlotte. Charlotte? Che bella che è! We'll make it up for us. La notte in camerata è andata abbastanza bene. Avevamo un vicino che russava tremendamente. Però tutto sommato è andata bene. C'è il sole, anche se previsto brutto tempo nel pomeriggio. Adesso andiamo a fare colazione. Grazie. Ok, lasciamo il rifugio Bignami, scendiamo sul sentiero proprio dietro al rifugio che ci porterà a fare tutto il giro attorno al lago di Gera. La giornata per adesso è bella soleggiata, però si prevede brutto tempo nel pomeriggio, quindi oggi facciamo così, poi magari ci andiamo a mangiare un bel piatto di pizzoccheri, chi lo sa.
Anche oggi la natura ci riserva un giardino tutto per noi. Tantissimi fiori, tantissime specie. C'è tantissima arnica, la nigritella, la pinguicola abbiamo visto. E come sempre ringrazio Marco per avervi dirottato in questo mondo della botanica, che è davvero molto affascinante. In your jacket, and sometimes you just hear static. It doesn't mean you got it. E siamo arrivati all'Alpe Giambrè, anche questo è un bel maggengo, e quindi anche quest'anno siamo tornati all'Alpe Giambrè. Don't you go messing with your heart, that's the only thing that beats the same. It reminds you from where you came. Se doveste venire vi consiglio di fare questo giro qua dell'Alpe Giambrè, perché qua dietro c'è questo anfiteatro con i ghiacciai, ragazzi, è una cosa spettacolare. E qua davanti invece c'è il lago di Gera, che anche se è un invaso artificiale ha il suo fascino. Siamo arrivati di nuovo alla diga del lago di Gera. Pian pianino sta volgendo al termine questo bellissimo weekend. È stato davvero fantastico. L'abbiamo apprezzato forse più dell'anno scorso, perché quest'anno c'era una fioritura magnifica. Poi oggi eravamo con gli amici Roberto e Monica, e quindi è sempre importante anche avere dei buoni amici con cui andare in montagna. Bene, siamo arrivati alla fine di questo weekend. È stato un weekend bellissimo con gli amici Monica e Roberto. Venite anche voi a vedere questo posto, perché è un posto fantastico, una vallata bellissima. Il ghiacciaio è un qualcosa veramente unico da vedere. Vi voglio ricordare, come sempre, di iscrivervi al canale, mi date una forte mano per crescere sulla piattaforma, lasciatevi qualche bel pollicione in su che non guasta, e a questo punto noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ciao! Ciao! Ciao. Per finire ovviamente un bel piatto di pizzoccheri.